Grazie Presidente Letta. Al volo, l'auspicio è che quello italiano non sia un semestre di celebrazioni, inaugurazioni, concerti, presidenze. Penso e spero che mireremo più in alto che non a chiedere alla Presidenza del Parlamento europeo, onestamente. Dal punto di vista mio e della Lega e del mio gruppo e di quegli euroscettici che probabilmente entreranno in massa nel prossimo Parlamento, l'Europa va ricostruita da capo, quindi lei avrà un onore, un onere non indifferente. Noi ci sentiamo totalmente europei ed europeisti, ridiscutendo però tutte le basi di questa Europa. Quindi domande. Lei sarà disponibile a convocare una conferenza intergovernativa per ridiscutere i trattati più penalizzanti per tutte le economie europee, tranne una, che è quella tedesca. Ormai chiunque ha capito chi ci guadagna e chi ci perde. Quindi a partire dal MES, passando per il Fiscal Compact, magari invitando il professor Guarino che ne denuncia l'incostituzionalità, arrivando al patto di stabilità che blocca miliardi di euro nel combinato disposto Roma-Bruxelles nelle casse dei comuni. Ieri ero in visita nelle zone alluvionate dell'Emilia. Se avessero potuto spendere i soldi che hanno in cassa per mettere in sicurezza qualche argine di qualche fiume, probabilmente avremmo qualche danno in meno e qualche morto in meno. Quindi la sua presidenza, nel nome dell'Europa, sarà in grado di ridiscutere tutto quanto oppure continuerà nel filone dell'Eurogioia che ci sta portando ai disastri economici attuali. Sul Made in, ha detto il collega Baldassarre, non dico più picchieremo i pugni sul tavolo perché qua c'è da spaccare il tavolo in testa a qualcuno, è 10 anni che chiediamo per favore, per cortesia. Saremo in grado di tutelare i nostri artigiani, i nostri commercianti, i nostri imprenditori, la nostra ricerca, i nostri prodotti senza farci fregare da chi ha aperto in Cina e ci inonda di prodotti made in non si sa dove, perché questo è quello che fanno i tedeschi. Quindi l'Italia sarà in grado di difendere la sua impresa, la sua azienda, o i casi Electrolux, che ricordo ai colleghi è uno dei 57 tavoli di crisi aperti, saranno il modello. Quindi o tagli il salario o chiudo l'azienda. Saremo in grado di imporre ai tedeschi che se siamo tutti uguali e loro non sono più furbi di altri. Sull'agricoltura le chiedo se l'interim potrà durare il meno possibile, le competenze possano essere assegnate alle regioni, visto che qua sono sempre le regioni che vengono a trattare con Bruxelles e hanno competenze, esigenze e ruoli differenti. Sull'immigrazione vorrei capire se Bruxelles, oltre a tirarci le orecchie ogni tanto e a non sganciare un quattrino, potrà fare qualcosa di più. Quindi se la guida italiana, che ha le coste più esposte d'Europa al fenomeno di una vera e propria invasione più che immigrazione, sarà in grado di produrre qualcosa di più utile e produttivo da parte dell'Unione Europea. Sulle privatizzazioni non entro nel merito, spero che non svenderemo nel nome di coprire una minima parte di debito pubblico il futuro dei nostri figli mettendo sul mercato aziende che producono utili, perché io l'ho vissuto a Milano, se metti sul mercato quello che ti produce utili oggi non hai utili per i prossimi 20 anni. Le ultime due domande. Allargamento. La Turchia. Noi alla Turchia abbiamo donato 5 miliardi di euro negli anni passati e ne doneremo altri 7 negli anni futuri. Le sembra normale che nel nome di un'ipotesi di avvicinamento che ormai anche i pali della luce hanno capito non ci sarà, continuiamo a regalare miliardi e miliardi di euro a un'economia che si sviluppa molto più della nostra? Ultima domanda legata, curiosità, domanda mia e di tanta gente. Se avrà tempo e voglia di dirci, a me se non concesso che lo sappia, immagino che lo sappia, dov'è l'oro della Banca d'Italia, o meglio l'oro degli italiani custodito momentaneamente dalla Banca d'Italia. Grazie.